nazionale eseguito dalla banda musicale Giovanni Santi di Colbordolo ha accompagnato il taglio del nastro della quarta fiera di San Michele Arcangelo a Talacchio, nel comune di Vallefoglia. L'evento, inaugurato sabato scorso, ha l'obiettivo di mettere in vetrina le eccellenze locali e promuovere le aziende agricole e industriali della vallata del Foglia, da Pesaro a Belforte all'Isauro. È un tentativo di dare una mano al mondo delle imprese e dell'agricoltura. È il modo di valorizzare in questi quattro giorni, anche con alcune riflessioni, la riflessione sul melograno, la riflessione sulla cantina sociale di Morciola, come farla diventare un punto di riferimento per, diciamo, la ricerca scientifica di cosa produrre in agricoltura, di come aumentare il reddito in agricoltura, soprattutto alle giovani generazioni che scelgono di stare in campagna, di come, diciamo, rilanciare l'economia del dopo Covid. La fiera proseguirà nel prossimo fine settimana con spettacoli, convegni e iniziative collaterali. Due saranno gli incontri in programma. Il primo è intitolato Differenziazione economica, strategia per la ripresa, mentre il secondo è dedicato all'agricoltura e alla sostenibilità ambientale nella lotta verso gli insetti alieni. Sabato 3 ottobre è prevista anche una serata teatrale con la compagnia dialettale dei Senza Prescia di Mondaino, mentre domenica spazio ai più piccoli, grazie a un'esibizione del Club Magico Marchigiano, per terminare con Bicio il barzellettiere e una degustazione dei vini del territorio. Un'iniziativa ricca di eventi, naturalmente in primo piano l'enogastronomia, quindi la degustazione di prodotti del nostro territorio, il coinvolgimento di bambini, di teatro, il coinvolgimento di attività ludiche per ragazzi, il barzellettiere, Bicio. Quindi vi invitiamo a partecipare a questa fiera dove potreste trascorrere un buon pomeriggio all'insegna dei prodotti locali e del divertimento con le vostre famiglie.